Siamo in compagnia di Angelo Rioli, amministratore delegato della ditta Colorosa. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Colorosa è un bel nome, parla di colore, quindi cosa vi occupate? Noi ci occupiamo appunto di colore e del colore abbiamo fatto la nostra, il nostro spot, il nostro obiettivo. La vostra bandiera. La nostra bandiera, esatto. Colore l'abbiamo portato nelle scuole attraverso quelli che sono gli strumenti che tutti i bimbi, soprattutto le primarie, utilizzano. Quindi siamo produttori di articoli come le copertine per i quaderni. Per la scuola. Per i libri, sì, per la scuola. Per la scuola. L'azienda come nasce? L'azienda nasce dalla volontà del papà nel 1976, dove lo spirito imprenditoriale di mio padre, all'epoca aveva 36 anni, l'ha spinto a mettersi in proprio e a creare qualcosa di suo che potesse essere riconosciuto agli altri, ma prima di essere riconosciuto dagli altri doveva essere riconosciuto a lui. Quindi ha voluto dare un valore a quello che erano i competitor, perché a quel punto erano competitor di questo settore, e l'ha dato appunto attraverso il colore, perché è stata per lui sempre una sfida quella di mettere colori nuovi, delle fantasie, di abbellire anche quello che era la scuola, quindi innovarla e svecchiarla, se posso usare questo termine. Certo, beh, il colore è sempre stato è qualcosa che dà subito allegria, che mette buon umore. Vero. Quando uno va a scuola non è mai di buon umore, vorrebbe scappare sempre, soprattutto quando sei alle primarie e anche alle secondarie. Esatto. Quindi avere dei quaderni, dei portaoggetti, delle cartelle che siano colorate, vivaci, è sempre un piacere, insomma. Certo. La vostra è un'azienda ecosostenibile, no? La nostra azienda è ecosostenibile, ci vantiamo di questo perché è stata un po' una mia volontà, proprio seguendo quelle che erano le passioni del papà, che un po' ce le ha trasmesse, un po' però sono anche le mie passioni, certo. Qualità proprio di persona. Dopo, quando siamo entrati noi figli, io sono siamo tre in azienda. Poi dall'anno 70 ad oggi è cambiato molto. Esatto. La consapevolezza molto. Della sostenibilità, quindi sì, lei ha portato ovviamente un suo contributo importante. Sì, anche spinto soprattutto da quello che era la tecnologia del momento, quindi il fotovoltaico era una curiosità per me, ma era anche un'intenzione, e quella di servire al paese, al pianeta, con piccolezze, certo, però noi in questo momento possiamo dire di essere autosufficienti per quell'energia che consumiamo. Non so quanto possa incidere questo a livello mondiale, sicuramente per noi è fondamentale. E direi. Questa cosa ci ha caratterizzato, perché, ripeto, è dal 2009 che siamo attualmente autosufficienti e siamo con due impianti fotovoltaici, uno sul sito produttivo e uno sugli uffici. Questa cosa è fortemente voluta da noi figli, ma anche dal papà, perché all'epoca, nel 2009, non era proprio così scontato o no, facile. Assolutamente no, certo. Costava molto anche, sì. Non è più come adesso. Quindi siamo stati aiutati dagli incentivi, ma l'impegno era ventennale, quindi possiamo dire che siamo usciti molto bene. E poi comunque tante goccioline, come si dice, fanno il mare, quindi se... può apparire, ma solo faccio io queste cose, gli altri non lo fanno, non è vero, perché tante piccole cose, tante piccole realtà costruiscono una grande realtà. Quali sono i vostri punti di forza? Ecco, i nostri punti di forza, io entro in azienda nel 92. Quello che ho notato da figlio, ovviamente, era che il papà ha fatto tanta fatica per affermarsi come produttore serio e come produttore capace di seguire un po' il cliente e vedere quelle che erano le necessità sia del mercato che del cliente stesso. Ecco cosa è stato per noi e per me il punto di forza che tutt'oggi ci caratterizza, quello di stare a fianco al cliente e quindi ascoltarlo. No, non pretendiamo di essere un'azienda che arriva nel mercato e ti dice a te cliente che cosa devi fare. Ti proponiamo i nostri prodotti, certamente, anche il nostro servizio e la nostra, se vogliamo, cercate di seguire le esigenze del cliente, che è esatto. La cosa fondamentale poi questa. Sì, perché l'Italia, soprattutto, ma noi siamo anche produttori per alcuni paesi di Europa, principalmente, anche in Sud America, ma l'Italia soprattutto è molto diversa a seconda delle aree geografiche. Quindi certo. Andare con una linea ferma, dritta, che deve andare bene per tutti, mi sembrava abbastanza riduttivo, e soprattutto, essendo stagionali, il nostro punto di forza, stando vicino al cliente, ci riconosce.
riconosce il valore che l'azienda dà, perché sennò siamo dei fornitori come tutti gli altri. E questo ci caratterizza. Poi avere un catalogo di 360 pagine, quindi una scelta vasta, un po' per tutti. E poi avete un designer molto accattivante, molto bello, devo dire. So che avete ricevuto dei premi a tale proposito, no? Mi sembra. Sì, abbiamo ricevuto dei premi. La nostra macchina Elettra è stata, ha partecipato al concorso del Compasso d'Oro, perché è stata disegnata da un designer di rilievo, Macchio Assuiche. E soprattutto perché è una macchina che fa tre cose con lo stesso sistema. Quindi noi siamo in grado di dare al cartolaio la possibilità di rivestire il libro, la possibilità di proteggere un documento, un certificato, un diploma, quello che si vuole, ma anche la possibilità di realizzare dei pacchetti su misura, pacchetti regalo intendo, sempre tutto con la stessa macchina. Questo senza togliere nulla a quello che è il bello. Per noi è fondamentale creare qualcosa che sia oggettivamente bello e ci avvaliamo appunto di anche collaborazioni esterne, non certo. Pretendiamo di essere tutt'oro. E la musica cosa ha a che vedere con la sua azienda? Una bella domanda questa. La musica caratterizza noi. Noi siamo tre fratelli che lavoriamo in azienda e ognuno di noi ha un ruolo nella musica, ovviamente. Quindi ho il fratello che si occupa della produzione, che suona la batteria, il fratello che attualmente è stato il primo ad entrare in azienda e attualmente si occupa di quello che sono tutta la manutenzione degli immobili e anche la gestione del punto vendita, perché abbiamo un punto vendita che ovviamente si chiama Colorosa, suona la chitarra e io canto. Siete in tre. E suono la chitarra, esattamente. Il trio Colorosa, allora. Il trio Colorosa, no, cioè, non abbiamo chiamato così il nostro gruppo perché è fatto anche da altre persone, però la musica ci appassiona e tutto ciò che ci appassiona non l'abbiamo voluto lasciare andare. Assolutamente no, perché poi la creatività fa parte della vita, sia nel lavoro che nel privato, quindi è importante coltivare la creatività. Esatto. È una cosa importantissima, quindi complimenti per questa sua attività. Come si diventa leader nel suo settore? Leader nel nostro settore? Leader nel nostro settore si diventa con passione, tanta passione. Bisogna davvero amare quello che fai, ma è il prodotto, noi siamo dei produttori. Spesso ci siamo trovati a dover commercializzare qualcosa e abbiamo visto che non è il nostro, perché difficilmente riusciamo ad essere performanti. Noi amiamo quello che facciamo. E lo facciamo bene. Noi siamo leader perché siamo stati i primi ad utilizzare macchinari innovativi dal punto di vista sia di tecnologia sia dal punto di vista dell'ecosostenibilità. E noi crediamo che il leader lo diventi perché credi in questo e lo porti avanti fortemente. Di conseguenza lo trasferisci anche ai clienti. E saluto a coloro che lavorano con voi, al personale. Cioè ci deve essere una unità di intenti comuni, no? Ha perfettamente ragione, stavo arrivando proprio a questo, perché mio padre nasce da solo, costituisce questa azienda da solo, l'ha portata avanti per anni da solo, poi entriamo noi figli. Che cosa ho fatto io da questo punto di vista? Ho voluto che la nostra passione fosse trasferita ai clienti, per farlo hai bisogno di persone. E queste persone le ho scelte, alcune mi sono anche capitate, devo dire, la fortuna non è una cosa fondamentale, ma tutte queste hanno un obiettivo, che è quello che è trasferire e trasportare al cliente finale, se riusciamo, la nostra passione in quello che facciamo, perché sostanzialmente noi facciamo prodotti per i bambini, che sono i manager del futuro. Certo. In quale modo possiamo pensare di togliere la passione o l'attenzione al bambino, all'utilizzatore? Quindi io credo che noi in questo momento, dopo 47 anni di storia, siamo leader perché questa cosa ci viene riconosciuta e soprattutto perché siamo sempre noi, non siamo mai cambiati. Il papà ha trasferito questi valori a noi e noi li abbiamo portati avanti. Io posso dire forse che li abbiamo amplificati. Sicuramente questo è un merito che mi voglio prendere, ma credo che sia un po' sotto gli occhi di tutti. Siamo partiti, chi eravamo, papà erano in 5/6, oggi siamo in 35, più 15 collaboratori. Beh, complimenti, la ringrazio di essere intervenuto alla trasmissione e auguri per il suo lavoro. Grazie mille. Grazie.